Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare e mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film del 2023 attualmente disponibile su Amazon Prime Video. Il film di un regista che sta letteralmente riscrivendo le regole del genere horror psicologico. E che con questo film in particolare si dimostra abile anche con la black comedy e il surrealismo più spinto. Il titolo del film è Bo is Afraid, scritto e diretto da Ari Aster e interpretato da Joaquin Phoenix, che ha dimostrato un notevole coraggio nel buttarsi in questo progetto. Anche io ci ho messo quasi un anno prima di decidermi a guardare questo film. Diciamo che ero un po' afraid anch'io. È un film di 3 ore che non segue nessuna regola del cinema classico. Narrativamente è un incubo che cambia tono e tema ogni mezz'ora e tratta un tema, almeno per me, assolutamente inedito, cioè la panfobia, ovvero la paura di tutto. Ma a fare davvero paura in questo film è il rendersi conto, alla fine, di aver assistito al prank più assurdo, violento e oscuro della storia. Tuffiamoci in Boys Afraid, senza paura, dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dal regista Ari Aster, classe 1986, nasce a New York da genitori artisti ebrei americani. Lei poetessa e videoartista, lui batterista. Si laurea in cinema presso l'Università di Belle Arti e Design di Santa Fe, per poi specializzarsi in regia presso l'American Film Institute di Los Angeles. Il suo cortometraggio di laurea, intitolato The Strange Thing About the Johnsons, del 2011, è una visione alquanto disturbante. È la storia di una famiglia in cui, per anni, il figlio, sin dalla preadolescenza, abusa sessualmente del padre. Una ossessione sessuale del figlio nei confronti del padre che porta a situazioni ovviamente grottesche ma soprattutto di dubbia natura morale. Questo cortometraggio lo trovate su YouTube e vi metto il link in descrizione. In una intervista durante la quale hanno chiesto ad Ari Aster ma perché hai scritto e realizzato un cortometraggio così? Aster ha candidamente risposto che all'American Film Institute ti insegnano a diventare un regista di Hollywood di quelli piatti e noiosi, mentre lui ha sempre avuto questo desiderio di dire qualcosa di diverso. Quindi, quando ha dovuto pensare ad un cortometraggio di specializzazione, ha pensato qual è l'argomento che mi può creare più problemi in assoluto ed è venuto fuori l'incesto e lo stupro. Questo gli ha permesso di capire come è possibile realizzare una storia così malata in un modo che però fosse accettabile non solo per la scuola, ma soprattutto per il pubblico. Aster, con questo cortometraggio, attira l'attenzione di mezza Hollywood e inizia a spedire sceneggiature a diversi produttori, sempre però fedele a questa sua linea di dover impressionare e stupire a tutti i costi, mettere in difficoltà con argomenti che nessun altro ha il coraggio di trattare. Nel 2013 realizza un altro cortometraggio prodotto grazie ad una campagna di fundraising. Cortometraggio dal titolo Munchausen e anche qui controversie su temi familiari ne abbiamo? Munchausen è la storia di una madre che per non staccarsi dal figlio, pronto a partire per il college, lo avvelena fino ad ucciderlo. Ma la parte più malata di questo corto è che è girato come l'inizio di Up della Pixar. Ma ve lo ricordate l'inizio di Up della Pixar? Nell'inizio del film della Pixar, in pochi minuti, vediamo due bambini che si conoscono, crescono insieme, si innamorano, si sposano, costruiscono una vita, poi lei muore e lui rimane solo. Tutto mostrato senza dialoghi, solo musica. Ecco, Munchausen è girato allo stesso modo, solo che è la storia di una donna che uccide il figlio. Anche questo corto è su YouTube e, come sempre, vi lascio il link in descrizione, se avete il coraggio. Aster fa il suo esordio con un lungometraggio nel 2018 con Hereditary, film dove smussa e non poco la sua predilezione per le tematiche sin troppo forti e provocatorie, ma dove rimane bello attaccato alla sua missione, cioè sorprendere e inquietare lo spettatore. Senza fare troppi spoiler, Hereditary è un film pieno di sorprese che cambia protagonista e tema almeno 3 volte,
fino ad arrivare ad un finale tanto folle quanto plausibile. E in questo film c'è una delle morti più atroci che io abbia mai visto in un film. Non solo da un punto di vista della dinamica di questa morte, ma di tutto quello che succede dopo e di come stilisticamente nel film questo dopo è stato realizzato. Veramente pazzesco. Hereditary è una visione più che consigliata e anche questo film lo trovate su Amazon Prime Video. Nel 2019 esce il suo secondo film lungo, cioè Midsommar. E questo è davvero un film fuori di testa. Non me la sento di dirvi nulla su questo film, perché anche solo un piccolo particolare vi rovinerebbe il folle viaggio che secondo me dovreste fare. Midsommar, consigliato su Netflix. Consigliato se avete il pelo sullo stomaco, eh. Non sono visioni leggere queste. E arriviamo al 2023, anno in cui esce Beau Is Afraid. Le aspettative attorno a questo film erano pazzesche. Ari Aster, con solo due film, era già diventato un regista di culto e protagonista di Beau Is Afraid e Joaquin Phoenix, che era fresco fresco di Oscar per la sua interpretazione del Joker di Todd Phillips. Il mondo, guardando Beau Is Afraid, si è spaccato in due. Chi lo ha odiato, chi lo ha disprezzato, chi lo ha amato alla follia e chi ci ha scritto sopra delle tesi di laurea in psicologia. Il film è abbastanza chiaramente diviso in quattro capitoli. Dal mio personalissimo punto di vista vi posso dire che ho adorato il primo e il terzo capitolo, mentre ho un po' sofferto il secondo capitolo che nel tono complessivo del film ho trovato un po' banale, e il quarto capitolo l'ho digerito a metà. Mi è piaciuto moltissimo nel come ha rivelato degli elementi chiave del film, ma nella sua esecuzione l'ho trovato un po' frenante rispetto all'impeto del film. Ma di cosa parla Beau Is Afraid? Parla di Beau, che vive alla periferia di un mondo allo sbando e pericolosissimo, che come ogni anno deve partire per andare a trovare sua madre nel giorno dell'anniversario della morte di suo padre, che è anche l'anniversario del giorno in cui Beau è stato concepito, perché il padre di Beau è morto eiaculando nella madre di Beau. E Beau ha la stessa patologia, cioè Beau, se ha un orgasmo, muore. Ma accade un imprevisto, Beau perde le chiavi di casa e quindi non può più partire. Chiama la madre per darle questa notizia e diciamo che la madre non la prende proprio benissimo. Qui inizia il primo capitolo di questo film, capitolo in cui vediamo Beau, che vi ricordo ha perso le chiavi di casa, costretto ad uscire dal suo palazzo per andare nel negozio di fronte a comprare dell'acqua, perché Beau deve prendere le sue pillole e se le prende senza acqua rischia di morire. Ma mentre lui è fuori a comprare l'acqua, un'orda di homeless entra nel suo appartamento e di fatto glielo occupa per tutta la notte, lasciandoglielo il mattino successivo completamente distrutto. Quando al mattino Beau riesce a rientrare nel suo appartamento ormai devastato, gli arriva una terribile notizia: sua madre è morta, decapitata da un lampadario che si è staccato dal soffitto. La madre nel suo testamento ha messo una clausola molto precisa: il funerale potrà essere celebrato solo ed esclusivamente in presenza di Beau, quindi Beau deve partire e andare a casa della madre. Peccato che viene accoltellato da un pazzo maniaco assassino e investito da un camper. Inizia così il secondo capitolo di questo incubo, capitolo in cui Beau convive per qualche giorno con la coppia che lo ha investito con il camper, coppia che si prende cura di lui, delle sue ferite, coppia che però è anche un po' fuori di testa. Ha telecamere sparse in tutta la casa e soprattutto pare abbastanza evidente che non abbia nessuna voglia di far andare via Beau. È quasi un sequestro alla Misery non deve morire. Però Beau deve andarsene. Beau deve necessariamente raggiungere casa di sua madre, altrimenti il funerale di questa donna non può essere celebrato. E c'è l'avvocato di sua madre che per telefono continua a dire a Beau: vieni presto perché il cadavere sta andando in putrefazione e dobbiamo seppellire questa donna. Beau finalmente realizza di essere prigioniero di questi due pazzi e quindi scappa in pigiama scalzo in un bosco, dove inizia il terzo capitolo del film, capitolo in cui Beau viene accolto da una comunità che vive nel bosco e che proprio quella sera si raduna per assistere ad uno spettacolo teatrale. Lo spettacolo è paradossalmente molto simile alla vera vita di Beau, che si immagina come sarebbe potuta essere la sua vita se solo avesse avuto il coraggio di scegliere anche solo una volta, anche solo una cosa.
mentre tutte le decisioni della sua vita sono state delegate a sua madre. La visione di questa sua vita alternativa nel film per me è stata meravigliosa. È uno dei pezzi più belli di tutto il film. E il suo epilogo è uno dei momenti più tragicomici che io abbia mai visto in un film. Una scena in cui Joaquin Phoenix è riuscito a farmi scoppiare a ridere, nonostante il dramma a cui stavo assistendo, è stata un'esperienza catartica. Lo spettacolo teatrale viene bruscamente interrotto da un sicario mandato dalla coppia che aveva rapito Bo, sicario armato fino ai denti che fa a pezzi chiunque si trovi davanti. Anche in questa occasione Bo riesce a fuggire e finalmente raggiunge casa della madre, dove però il funerale è già stato celebrato. Qui inizia il quarto e ultimo capitolo di questa storia, capitolo in cui Bo rincontra Hélène, il suo primo e unico grande amore. Ragazzina ora diventata una donna, della quale il giovane Bo si era innamorato, ma che la madre ha fatto sparire dalla sua vita. Ora che la madre di Bo è morta, lui ed Hélène possono finalmente amarsi. Ma c'è un problema, che è la grave patologia di Bo. Se Bo ha un orgasmo, muore, esattamente come è morto suo padre nel giorno del suo concepimento. Ma il desiderio nei confronti di Hélène è incontrollabile. I due fanno sesso, Bo ha un orgasmo e invece di morire lui, muore Hélène. Scusate se rido, ma è pazzesco. A questo punto si svela che cosa diavolo abbiamo guardato fino adesso. Scopriamo che la madre di Bo non solo non è morta, ma è lei la mente dietro a tutto, ma proprio tutto, quello che ha vissuto Bo fino a questo momento del film. Compresa la sua infanzia, compresa cose che nel film non abbiamo neanche visto. È stata la madre a renderlo panfobico, volutamente, a metterlo sempre nella condizione di non poter scegliere. Ha addirittura reso il suo sperma letale con dei medicinali per non doverlo mai condividere con nessun'altra donna. Scopriamo che il palazzo dove vive Bo è di proprietà della madre. E che il cibo che mangia Bo e le medicine che prende Bo sono prodotte dalla multinazionale di proprietà della madre. Un controllo totale su tutto. Scopriamo che gli homeless che hanno distrutto l'appartamento di Bo e la coppia che ha prima investito Bo con il camper e poi sequestrato per giorni sono dipendenti della multinazionale della madre di Bo. Scopriamo che la stessa Hélène era una dipendente della multinazionale della madre di Bo. Come un topo nel labirinto di uno scienziato. Labirinto però senza uscita. Altro che Kafka. Ma allora, che cosa è successo? È successo che la telefonata che avvisava la madre di Bo che Bo non sarebbe andato quell'anno all'annuale visita ha scatenato un test. E il test è: io ti dico che sono morta e ti dico che senza di te non si può fare il funerale. Ti dico che devi correre al capezzale del mio cadavere, ma tra me e te metto gli ostacoli più assurdi che mi vengono in mente. Per vedere quanto ci metti a superarli, che volontà hai di superarli, per capire quanto mi sei veramente figlio, quanto mi ami come madre. Test viene miseramente fallito da Bo, che viene messo sotto processo in una location assurda. Una mastodontica riproduzione del grembo materno, che però è anche uno stadio pieno di gente, con dei maxi schermi su cui sono proiettate tutte le mancanze che Bo figlio ha avuto nei confronti della madre. Bo viene dichiarato colpevole e condannato a morte. Ragazzi, questo film è un vero e proprio viaggio nella psiche di Ari Aster, che secondo me qualche problemino con la mamma ce l'ha veramente. Boys Afraid, per quanto sia complesso e con 100.000 chiavi di lettura diverse, è una storia paradossalmente semplice. La storia della simbolizzazione di un rapporto tossico tra madre e figlio. Rileggere il film attraverso le intenzioni della madre di Bo è davvero una seduta psicoanalitica. Da genitore, infatti, mi chiedo spesso quali potrebbero essere le conseguenze delle mie azioni nella vita di mio figlio. E questo film, a modo suo, ovviamente, ci racconta di quanti figli vengono letteralmente devastati dai genitori. Genitori che considerano la propria prole come una proprietà privata,
come una cosa solo loro, che deve rispondere solo alle loro regole. Persone da non condividere con il mondo. In questo film ho trovato un'amarissima critica alla nostra civiltà. L'essere umano è l'unico animale che resiste al figlio che abbandona il nido. Anzi, a volte fa di tutto per tenerselo accanto per paura di venire abbandonati. Alla fine di tutte queste considerazioni, Boys Afraid è un film che vi consiglio? Allora, se soffrite di attacchi di panico e avete problemi con vostra madre, decisamente no. Altrimenti, assolutamente sì. Tecnicamente una goduria. Ari Aster dimostra di essere un regista di altissimo livello. Così come Joaquin Phoenix fa un'interpretazione nella quale davvero si trasforma in uno dei personaggi psicologicamente più deboli e fragili che abbia mai visto al cinema. Il film narrativamente ha alti altissimi e bassi bassissimi. Però dietro questo film c'è una grandissima libertà creativa. Aster non ha avuto limiti, Phoenix non ha avuto limiti. E anche se non è un film bellissimo o perfetto, per me è stato meraviglioso assistere a tutta questa libertà. Boys Afraid di Ari Aster, film che trovate su Amazon Prime Video, film che costringe lo spettatore davvero ad un viaggio immersivo nella propria psiche. Perché secondo me ognuno di noi può trovare in questo film anche solo un piccolo anello di congiunzione con qualcosa che riguarda noi, le nostre paure e le nostre paranoie. E adesso ci abbiniamo una birra che in un certo senso ci porta a fare lo stesso viaggio. La birra che ho deciso di abbinare a Boys Afraid è una Rauch Beer, o dovrei dire la Rauch Beer, cioè la birra affumicata più famosa del mondo. La Schlenkerla, il birrificio di Bamberga che ha letteralmente inventato la birra affumicata. Come si fa una birra affumicata? Si usano dei forni molto particolari all'interno dei quali si brucia legno di natura diversa. Può essere ciliegio, può essere faggio, può essere qualsiasi tipo di legno. Basta che ovviamente abbia delle caratteristiche aromatiche molto distinte. Il fumo che viene prodotto da questo legno che brucia viene convogliato in un'altra area del forno dove c'è il malto d'orzo con cui successivamente viene prodotta la birra, che essendo di natura spugnoso si impregna di quei fumi in modo tale che poi la birra fatta con quel cereale, con quel malto d'orzo, sappia esattamente di quel legno che brucia. Perché dico che questa birra può farci fare un viaggio nella nostra mente? Perché nel cibo, ma anche nella birra, esiste il cosiddetto effetto Madeleine, cioè un sapore o un odore che ci riportano a un ricordo emotivo, un ricordo della nostra infanzia o un qualcosa legato alla nostra emotività, alla nostra psiche, che ci sblocca un ricordo e che ci spara in un'altra dimensione spazio-temporale. Il cosiddetto comfort food è esattamente questo, la trasposizione in un cibo dell'effetto Madeleine, cioè un qualcosa che ci dà conforto oppure che ci spaventa. Questa secondo me è una birra che si presta particolarmente a parlare dell'effetto Madeleine perché ha una complessità aromatica e di sapori unica nel suo genere, perché i fumi che escono fuori dal legno che brucia, in questo caso è legno di ciliegio, non possono in nessun modo provocare le stesse sensazioni, le stesse emozioni e gli stessi ricordi a tutti in maniera uguale. Ognuno di noi bevendo questa birra ci sentirà qualcosa di diverso. Il ricordo di un caminetto acceso, il ricordo di un incendio o il sapore di un cibo bruciato. Questa è una birra che davvero può aprire nella nostra testa ogni volta una porta diversa. Nel bicchiere si presenta un bell'ambra intenso con una schiuma persistente. Al naso è come avere il caminetto acceso, è la cenere, ma anche paradossalmente i formaggi affumicati. È veramente un viaggio. In bocca è spettacolare. Arriva anche quasi la nota quasi dolce di frutto rosso o di zucchero caramellato e questa sensazione di fumo. La birra davvero può aprire mondi fantastici, esattamente come il cinema. Quindi Boys Afraid di Ari Aster, film che trovate su Amazon Prime Video, sono 3 ore
di un'esperienza unica nel suo genere. Qui non importa se il film è bello o brutto, questa è un'esperienza che va fatta. Abbinato alla Schlenkerla nella sua versione prodotta con il legno di ciliegio, birra fantastica, tutto consigliatissimo. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.